Ronaldo 99, non ci credo! Wow! State venuto, spero come sempre alla grandissima. Sono tornato con un altro video di FIFA. Finalmente vi riporto FIFA. Devo dire che non ci ho giocato per un po' perché ho avuto una serie di robe stranissime, soprattutto su Ultimate Team, partite perse una dietro l'altra, che non ho spiegazioni per quello che è successo. Ma vabbè, adesso sono tornato con FIFA perché me l'avete chiesto e siamo qui per divertirci, oltre che si spera ad avere anche grandi risultati. Ed oggi, ragazzi, come da titolo, andremo a creare la nostra squadra con i giocatori che hanno la nazionalità delle squadre che partecipano alla Coppa America. Quindi, ragazzi, sono già qua dentro su GrossFoot. Dobbiamo scegliere la formazione. Io mi prenderò un 4-1-2-1-2 largo, sì, e vediamo subito i giocatori che ci capitano. Allora, abbiamo qui Messi, Argentina, Brasile. Io direi, opterei ovviamente per Messi. Poi, andiamo in attaccante. Allora, abbiamo qui Ramos che è un colombiano. Dopodiché abbiamo un brasiliano, Ramos o Jonas. Io prenderò Ramos. Scegliamo il secondo attaccante. Vediamo un po' rulli di tamburo. Mamma mia, guarda lì che carte. Che carta, 1094. Abbiamo un sacco di tozze. Guarda qui, Ibrahimovic. Io sceglierò, ragazzi, è il Pipite Wayne Tots con velocità 90, tiro 98, deve essere qualcosa di devastante. Il nostro argentino in attacco ce lo mettiamo. E adesso vediamo un po'. Scegliamo Bernard. Passiamo ora all'esterno sinistro. Qua, ragazzi, non ne abbiamo nessuno, quindi io sceglierò quello con l'overall più alto. CDC, dai, dammi qualcuno di bello forte. Mi toccherà prendere il messicano Guardado. Niente male, niente male questa carta. Passiamo ora alla parte difensiva. Vediamo il terzino chi ci capita. Anche questa volta ci capita un messicano Layun. Ora, importante avere due difensori centrali potenti. Potevo uscire qualcosa di meglio, ma Marquinhos del PSG va bene. Meglio di niente. Vediamo adesso. Dammi un David Luiz, Felipe Melo. Non mi hai dato niente. L'unico che possiamo scegliere qua, Cabral Tots. Ed ora, per completare la difesa, prendiamo il nostro terzino, che sarà uno schifo. Mettiamo l'ora. Speriamo che tra le riserve ci esca qualcosa di buono, perché così la vedo un po' grigia. Vediamo il portiere. Olè! Questa volta siamo più fortunati perché abbiamo qui Navas del Real Madrid. Almeno un buon portiere ce l'abbiamo. Adesso andiamo per le riserve. Incrociamo le dita. Ti prego, dammi qualcosa di buono. Niente. Cartiamo ancora 5 carte qua, terzino destro. E attenzione, che troviamo due terzini destri. Niente male, Fernandes e Pereira. Sono molto indeciso poiché sono tutti e due abbastanza buoni. Ditemi chi avreste scelto al posto mio. Io opterò per Pereira, l'uruguaiano. Continuiamo a spacchettare. Quindi dentro il brasiliano e fuori il messicano. Dai, ti prego, mi serve una squadra con più intesa, altrimenti non ce la caviamo più. Attenzione, Hulk esterno destro. Non saprei dove metterlo, però ce lo prendiamo. Dopo ci pensiamo. Attenzione, Kakashi OC, ce lo prendiamo per buono. Andiamo avanti ancora. Jonas, tiro e dribbling 90. Wow. Mi sa che questo lo metto subito al posto di Ramos. Mi spiace, amico, ma la vita è così. Cristiano Ronaldo 99, non ci credo. Sì, ragazzi, lo prendo assolutamente. Mi spiace che non lo posso usare, ma almeno vederlo lì già mi dà uno spirito vincente. Vediamo le riserve. Io direi, ovviamente, ragazzi, senza pensarci due volte, Di Maria. Tots. Beh, nessun sudamericano, ma prendiamo Bell per tenerlo lì buono, che guardi la partita insieme a noi. Non ho trovato nessuno. Cioè, quando non cerco giocatori di alto calibro, mi escono sempre. Questa volta troviamo l'americano Dempsey. Ti prego, FIFA, dammi qualcosa di bello. Così si fa. Scegliamo anche l'allenatore, mettiamo qui Ferretti. E a questo punto, ragazzi, la squadra è questa qui. Vediamo un po'. 156 valutazione rosa. Ai. Speravo di riuscire a fare qualcosina in più, però vabbè, meglio di niente. A questo punto andiamo a vedere come sono andate le nostre partite, sperando di essere riusciti a vincere questo Food Draft. Ed ecco qua la prima squadra avversaria che incontreremo sul nostro cammino. Guardate lì che tridente potente. Sarà difficile, ma vediamo le azioni e i gol che ci sono stati.
Dopo 3 minuti, una serie di passaggi, la mia squadra va a Jonas, ancora Bernard, Higuain adesso tiene la palla, Higuain ancora la tiene, vede Bernard, ancora Bernard, col sinistro! Incredibile! Ma attenzione, adesso ci pensa Di Maria al 56esimo, Bernard. Messi, vede lì Jonas sul destro, Jonas! Grande tiro e grande gol! Di Jonas, 1-0 per noi. Vediamo adesso che il nostro avversario ha una opportunità di contropiede. Messi parte, Messi attenzione, è velocissimo, Messi col sinistro, se la porta lì, sul sinistro! Il difensore dice di no. E finisce così la partita, dopo il fischio dell'arbitro, 1-0. Andiamo subito alla seconda. Guardate qui che squadra, anche questa potente, sarà difficile. Dopo soli 3 minuti infatti vediamo che il nostro avversario attacca! Iniesta la butta fuori e ci siamo salvati. Vediamo adesso un contropiede dopo 26 minuti, Bernard se la porta sul destro, la dà lì a Jonas, Jonas si ferma, una grande finta, Jonas si accentra, attenzione, Jonas ancora si ferma, se la porta sul destro, Jonas 1-0, che giocatore, che attaccante. Vediamo adesso dopo 28 minuti, non possiamo neanche respirare perché Jackson Martinez avanza come un treno, 1-1, infermabile. Ancora il nostro avversario con Neymar ci riprova, attenzione Bale sul sinistro Bale, che potente a giro, la mette lì, il portiere non ci può arrivare, 2-1 per il nostro avversario che passa in vantaggio. Noi non siamo d'accordo, non possiamo perdere così e quindi Jonas prende la responsabilità e segna un altro gol, così Jonas sempre lui, 2-2. Ma non è finita qua ragazzi, al 47esimo Di Maria insiste, Di Maria ancora la mette dentro per il 3-2, ci regala questo favoloso vantaggio e finisce effettivamente così la partita. Quindi andiamo a puntare la terza vittoria, ecco qui la squadra avversaria. Come sarà andata? Durante tutto il primo tempo non è successo niente, ma attenzione al bug del 45esimo, infatti Marchisio tira palo e De Bruyne se la trova lì, facile, facile per fare gol. E attenzione a questa azione che è praticamente la fotocopia di quella di prima, perché Marchisio tira, il portiere la para e Higuain se la ritrova sui piedi per il 2-0 del mio avversario. Ormai anche negli ultimi minuti dopo aver messo attacco totale non riesco a fermare Cristiano Ronaldo per ben due volte, lui tira, fa gol e finisce così la partita 3-0 e non ho trovato nessuno neanche nei pacchetti. A questo punto ragazzi per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti, però ragazzi ascoltate bene. Se arriviamo a 200 pollicioni in su farò una prossima sfida sempre sul draft con la mia ragazza. Dateci dentro quindi con i like per aiutarmi a convincerla. E ragazzi ci vediamo la prossima volta che passate qui sul canale. Iscriviti se non l'hai ancora fatto, condividi il video e mi raccomando qua sotto trovi tutti i social dove sono veramente molto attivo. Io vi saluto, fate sempre i bravi. Ciao ragazzi.